Salve a tutti ragazzi, sono Imperiali e bentornati in questo nuovissimo video della nostra fantastica serie. Il Regno di Sardegna finalmente è riuscito prima di tutto a riappacificarsi con la Spagna e il resto, a riunificarsi completamente e quindi possiamo direttamente iniziare il video creando... No. No. Questo è quello che volete voi. Purtroppo lo farò soltanto alla riunificazione di tutti i territori italofoni. Quindi devo continuare. Prossima missione, allora abbiamo il Ticino Svizzero e il Canton Grigioni Basso. Quindi ok, cominciamo a far truppe. Come sappiamo solo noi fare. Ovvero nel modo più tremendo possibile. Perché scusami, ci sono tutte queste truppe mie in France. Nella France. Cioè, sono mie. Non ho capito cosa vuol dire il fatto che debbano stare lì. Ah, è vero, la battaglia col Regno delle Due Sicilie, certo. Bei tempi. No, ma che sto dicendo, erano tempi terribili. Tempi orribili. Ok, qui un bel po' di persone. Ok. Strano, ci sono pochi soldati da usare. Però intanto preparo. I ribellus. No. Ah, è vero, mi avete detto di controllare bene la felicità. Sembra 80%. Ah, ricchezze. Investimenti li alzo un po'. Alzo un po' i beni. Diminuisco di pochissimo le tasse. Oddio. Si alza il militare così. Cioè così poco, così è enorme. Beh, diminuisco così, una via di mezzo. Ok. Non dovrebbero più darmi fastidio ora che ho diminuito le tasse, alzato i divertimenti, fa tutto quello che vogliono loro. Ehi. Allora, aumentiamo qua le ricerche e ci vogliamo ancora di più tecnologicamente. Allora, abbiamo un po' di soldati, però ne devo creare tanti in questa zona alta, ovvero queste parti qua. Quindi, o posso continuare a fare così, oppure nel la pianura padana fa i frutti, eh? Li metto tutti qua, i soldati. Ecco qua. Ecco, vedete, continuano a darmi fastidio questi ribelli. Ho alzato la cosa della felicità, quello che vogliono loro. Le cavolate che vuole il popolo. Il popolo non sa quello che vuole. È per questo che è del comunismo. Il popolo è stupido. È pieno di bifolchi qui. Io immagino il popolo mio che è pieno di contadini e pastori della Val di Susa, tutti con le pecore, oppure sardi. Immagino il mio popolo che è pieno di pastori sardi. Ero entrato un attimo in crisi economica, ma ok. Allora, ora piano piano creo un po' di... No, niente, non posso creare le torri di visione. Salto un po' di turni, va. Siamo ancora al 49, quindi l'unificazione è andata pure prima, vabbè. Allora. Torre d'avvistamento, qua già ce l'abbiamo. Torre d'avvistamento. Torre d'avvistamento, qua già ce l'abbiamo. Torre d'avvistamento. Torre d'avvistamento. Non la possiamo fare, vabbè. Torre d'avvistamento. Torre d'avvistamento. Torre avvistamento e torre avvistamento. Vediamo un po' cosa vediamo e cosa scopriamo. La Svizzera non sta messa tanto bene. È la nostra occasione. È vassalla di qualcuno. Voglio un attimo mettere una torre avvistamento per vedere quante truppe ha.
Ah, nessuna. Allora, voglio la liberazione del vassallo svizzera. Dichiaro guerra. Ti dichiaro guerra. Ti devo dichiarare. No, no, io non ti dichiaro guerra. La guerra. Beh, dichiariamo guerra direttamente alla Svizzera, va. Francia e Catalogna, con me. Tipo, mi immagino tutta l'attacco con la canzone di Garibaldi. Garibaldi fu ferito, ferito ad una gamba e poi venne arrestato. E poco dopo fu graziato. Grazie a Guido. Grazie a Guido su questa canzone alla grande. Tutto merito suo, torna sempre lui. Ok, vai, vai, vai. Dai, zone italofone prese. Guardate qua quanti italiani c'erano. C'erano un fottio di Lombardo-Veneti. Che erano tipo 630. Ok, erano pochi, però era la popolazione maggioritaria. Erano comunque la popolazione maggioritaria lì. Dopo gli svizzeri. Anche qua nel Canton Grigioni. Ah no. Qui no. Qui no. È così, però. Minchia, e che fai? Ok. Oddio, mi preparo un po' alla difesa, non più tanto all'attacco. Devo sbrigarmi ad invadere. Altrimenti ci rimango secco qua. Semmai la faccio diventare un mio vassallo la Svizzera. Se ci riesco. Però penso di sì, dai, la invado tutta. Pensandoci bene, però poi. Dovrei anche invaderla da sotto. E non sarebbe comunque una buona strategia. Ecco, e mamma mia, contrattacca proprio nel momento peggiore. Stai un po' ferma, Svizzera. E mamma mia. Scusa, in quanti mi dichiarano guerra? Allora, sono qui, no? Ecco. Sono in guerra con 3 milioni di persone e nazioni. Che so, tipo un fuorilegge, che avrò fatto mai io? Cioè, boh, sto soltanto attaccando la Svizzera. Mai visto uno che attacca la Svizzera? Vabbè, sto zitto. No, oh vabbè, sì, l'ho invasa tutta. Dai, sbrigati, pace. E finiamola qua. Allora, pace. Io voglio soltanto il Canton Ticino italiano. Sono indeciso se prendermi solo questo. No, vabbè, dai, pure questo. E un pezzo del Canton Grigioni. Va bene così. E poi. Voglio te come vassallo. E ovviamente anche le cose di pace. Regno Lombardo-Veneto. No! Mai. Vabbè, sì, questo. Basta, queste sono le mie condizioni. Bene, l'Italia ha fatto un altro passo verso la riunificazione. Mancano gli ultimi territori. Calcoliamo che il Regno delle Due Sicilie era il peggiore, era il più difficile. Ora convinciamo la Francia e la Corsica. Ed è fatta praticamente. Vabbè, sì, riorganizziamo un po' le province, ma sono soltanto 4, quindi sono pochi. Allora, piano piano, ti chiedo una cosa. Allora, oro, ti do tutto il mio oro, ok? Tutto il mio oro. Poi, ti darò un accesso militare, faremo un patto difensivo, un patto di non aggressione. E tu mi darai la Corsica. E basta, non voglio niente, tranquilla. Che ne dici, eh? Oh. È stato facile. La Francia non mi aveva mai accettato. Ah.
Ragazzi, questo qua può darsi che sia l'ultimo video. Un attimo, è un'altra. Un'altra piccola questione. Piccola, piccola, eh. E do tutto il mio oro di nuovo. Ok. E poi. Sempre un accesso militare, non aggressione, patto difensivo. E tu mi dai le province italofone di Tunisia. Piccole, piccole, quelle proprio. Mini mini, chiedi pure queste. Vabbè, facciamo queste qua, va. Grande. Oh, non me l'aspettavo. Però aspetta. Ora ok. Che mo' italianizzo è ok. Però la Tunisia ottomana non tratto. Io la voglio e basta. Non c'è nessuno che mi cambia idea. Ah, ok, grazie per i soldi, Svizzera. Bene, ragazzi, siamo vicini alla riunificazione italiana. Questo episodio vorrei farlo finire così. Non me l'aspettavo che finivamo così in fretta. Però volevo farlo proprio finire a sto punto, dato che mancano proprio poche province. Anche se qua italianizzare è sempre più costoso. Ecco, non ho neanche fatto la Corsica. Beh, però qua sono un bel po' di italiani, eh. Con un bel po' di corsi. Corsi, un bel po' di sarri poi. Cioè, i corsi sono dappertutto più o meno. E tollerano, tollerano. Ok, bene. Aumentiamo un po' il danaro. E partiamo allora dalla no, dalla Sicilia, va. Facciamo un porto a Siracusa. E un bel castello, dai. Che da Siracusa secondo me partono le grandi spedizioni. Ok, Siracusa. E ovviamente Palermo pure. Farò due grandi armate. La prima che comunque comporrà tutta la Sicilia. Ah, e simbolicamente, anche se so che non è vero, i militari saranno un po' la metafora anche della popolazione che dalla Sicilia specialmente migrerà qui in Tunisia. Saranno specialmente i siciliani ad abitarla, non più. Sostituiremo praticamente gli arabi e i berberi con i siciliani. O quelli del sud, specialmente. Per esempio, raramente vedremo dei lombardi lì, nella Tunisia italiana. No! I ribellus sono tornatum. No, li devo fermare. E impedire la loro riconquista e la proclamazione di indipendenza. Trento! No! Mi sono reso conto! Attenzione all'audio. Vabbè, ormai tanto siete già morti. Trento! Ah, ok. Trieste, non avrete mai. Trieste. Mai. Mai. Sydney. Non voglio assolutamente deluderti. Oddio, Sydney, sonnino. Quanti ricordi con Guido. Mamma mia. No, in teoria non l'ho mai conosciuto Guido. Però mi piacerebbe un giorno. Guido, se mi ascolti da YouTube. Eccomi, ciao Guido. Ragazzi, lo so, sembra strano, però anch'io sono un fan, anch'io. Ero prima di diventare uno youtuber e anche adesso sono un fan di youtuber più grandi. Si fa sempre a salire. Per esempio, conoscete il fan di Favij? Io no. No, scusate, conoscete Favij che tipo è un fan di qualcuno? Io no. Perché sopra di lui c'è soltanto, non lo so. Dio. No, scherzavo, io non sono un grande fan di Favij, però so soltanto che è molto. Ha tanti iscritti. Tantissimi. Ma ora basta. Che vuoi tu? Non aggressione. Certo, vai Francia, tranquilla. Di nuovo. Che faccio con questi ribelli? Non ho capito. Che è questo? Ribelli contro gli ass. Le nazioni. Che cacchio è?
Boh, io non ho capito, non sono neanche in guerra con nessuno. Non ho capito perché dovrei chiedere la pace. Allora, dividiamoci. E ok. Vabbè, dai. Su. Ok. Dichiariamo guerra alla Tunisia ottomana. E vabbè. Mamma mia, non riesco a fare niente. Ok. Bene. Vabbè, è debole allora. Deboluccia, su. Ce la possiamo fare. Deboluccia ma astuta. Ok, questo c'è da dirlo. Ma non astuta più di me. Ecco qua. Ok, negoziazione di pace. Mi prendo tutta la Tunisia ottomana. Allora, prendo un po' di soldi. E vabbè, qua ci vuole un sacco per avere la roba. Sus. No, raga, nella pronuncia francese questo qua è sus. No. Bellissimo. No, ma quanta roba. E costa tantissimo. Che c'è tu? Che vuoi? Ma vabbè. Che dobbiamo fare? E che è questo? La Francia è tipo in guerra col Marocco. E che me ne frega a me? Fatta? Bene. Allora io, no, chi è? Regno di Sicilia. Ti do un ultimatum, amico mio. Mi devi dare questa provincia o morirai. Ok. Bene. Ci sta, me la do proprio senza battere ciglio. Ragazzi, che dire? Manca Malta. Non so se voglio conquistare le isole queste qua dell'impero ottomano perché sembra abbastanza inutile. Non erano nemmeno tanto italiane, va. Voglio soltanto riunire l'italofonia. Ecco. Quindi sì. Ultima battaglia. E riunifichiamo l'Italia. E riunifichiamo lo sto paese. Ma che? Tu che vuoi? No, assolutamente no. Io a te ti dichiaro guerra. E tu sai perché? Perché io voglio Malta. E la guerra è ciò che serve. La guerra. Quanto sono stato convincente? Dai, secondo me sì, su. Vittoria, vittoria. St. Paul Bay. E Valletta. Dai, pace con l'England. Peace with England. No, niente, non posso prendere. E allora occupo anche alcune isole de... Come si chiamano? Le Ionie? Sì, le Ionie. Alcune Ionie. Oddio. Va bene. Ok. Cosa? Ok, questo non va bene. Occuperà Trento e Trieste. Francia. Carolina, Svizzera, aiutatemi. Francia, due territori qui. Puoi aiutarmi? Cosa? L'impero ottomano. In realtà era l'Inghilterra. No.
la battaglia più difficile che io abbia mai combattuto. Non devono arrivare a Trieste. Non facciamo superare Fiume. Superare a Fiume è finita. Hanno preso l'Istria. E questo non dobbiamo permetterlo. Assolutamente. Non dobbiamo permetterlo mai e poi mai. Facciamo un porto, corri, corri. Muoviamoci. Qui. Pure tu vai qui. Pure tu vai. Tu per sicurezza vai qui. Ok, ok. Stiamo recuperando. Allora, attacchiamo. Vediamo un po'. Attaccano dalla Sicilia come hanno fatto. Mamma mia, come hanno fatto. Oh, come faranno? Dipende dal punto di vista. Beh, questa può darsi che è la guerra più incredibile del mondo. Ma quindi hanno una specie di passaggio dall'Arpitania all'impero ottomano. Questo non mi piace. Hanno tantissimi rinforzi da una parte e da un'altra. Questo non va per niente bene. 128.000. Ma che scherziamo? Qua capace che è dalla Sicilia che mi prendono un rento e Trieste. No. No, non è possibile. Sto perdendo. Io non posso perdere. No. Sto cadendo come il duce. Il sogno di rifare un'Italia forte sta svanendo. No, 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 no. Francia, perché non mi aiuti? Francia, dove cacchio vai? Ma che... Mamma mia, Francia, io... Mamma mia, io ti ammazzo, ti uccido, stupida. Rovereto. Trento è presa. Pure Siracusa. Ok, la Francia mi ha bloccato qualcosa. Ok. Cerco di bloccare di là. Paterno vado. Cerco di non farli andare verso... oltre la Sicilia. No, stanno riscendendo gli inglesi. Gli anglo-prussiani, non so come chiamarli. Quindi in teoria sarei anche in guerra con l'impero ottomano. Non capisco. Non capisco niente. Ragazzi, sono in difficoltà. Mi stanno invadendo. Eppure in guerra con un bel po' di persone. Di stadio, vabbè. È in guerra con un bel po' di stadio. Come cacchio fa a resistere ancora? Vai verso Bolzano. No, 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 no. Non devono prendere. No, 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 no. Non devono prendere Reggio Calabria, mai. Reggio Calabria deve essere il baluardo. Andiamo a Siracusa, la dobbiamo liberare. Questo è un problema. Allora, verso Bolzano e Merano, ok. No, me l'ha ripreso. Il Po per ora mi fa da scudo, però non so quanto potrò resistere. E però, allora, Castelbello. Allora, siamo non in una brutta, ma in un'orrenda situazione. Cerco di spostare tutte le mie truppe, non lo so.
È l'unica cosa che posso fare. L'unica cosa che posso fare. L'unica cosa. Arrivo pure le province ribelle. Cioè, ragazzi, correre qui quanto mi ha preso. Ok, il risbarco in Sicilia. Ne guadagno una terra e ne perdo 60. Anche la Svizzera sta per essere invasa. No, 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 no. Questo non va per niente bene. È in guerra con tutti, oh! E continua a vincere. Allora. Ok, stanno arrivando i francesi a liberare. No, i ribelli. Questo no, dai. Sembra che si stanno indebolendo. No, non è vero. No, sono sbarcati a Reggio Calabria. Hanno preso la Liguria. Che posso fare? Queste negoziazioni di pace sarebbero terribili. Pensavo di dover prendere solo Malta. E ora dove devo difendermi? Di qua o di là? In una situazione difficile, devo rialzare le tasse. No, non posso. Ecco. Almeno così penso. Un minimo che mi riprendo, riavendo un po' più di soldi. Ma non so a quanto possa resistere. Io perdo e crollo. Non è possibile. No, 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 no. No. Assolutamente, ma non voglio neanche far durare troppo il video. Aiuto, aiuto. Che posso fare? Ecco, sti 2000 che cacchio stanno a fare? Sbrigatevi, muovetevi a fare qualcosa. C'è qualche truppa in giro, ma... Cerco di mandarle un po' al fronte, a morire. Al macello. Non al fronte. Anche con l'aiuto della Francia non riesco a resistere bene. Oh, scusatemi, scusatemi. Comunque sì, oggi video. Mamma mia. Allora, ci stiamo riprendendo. Possiamo farcela. Ci vuole solo un po' di ingegno. Ad esempio, potrei creare tante truppe a difesa di questo territorio qui, in Lunigiana praticamente. Tutti quelli che non stanno a fare niente devono agire ora. Cioè, guardate qui, a Siracusa stanno cominciando ad esserci tantissimi inglesi, più un altro po', no, non è vero, però quasi più inglesi che due siciliani. Vabbè. No, 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 stanno riavanzando. E questo non va bene. Lo so, volevo farle a nord, lo so, lo so, lo so. Però... Scusatemi, scusatemi. Grazie al contributo di quei 3000 potrei risolvere. Allora. Qua, di qua. Tanto questi qua stanno arrivando bene. Molto bene.
con l'aiuto dei francesi. Ok, bene, bene. Bene, bene. Ok. A essere in difficoltà adesso è l'estremo nord e l'estremo sud. No, 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 qua nasce la nuova nazione, non posso. Qua nasce una nuova nazione e ci rischio. Mamma mia, tosse che uccide. Sto morendo. Sia nel gioco che nella vita reale. Qui posso recuperare creando qualcosa, ecco. Mando lì qualcosa. Mo vedo che, come, cosa riesco a fare. Allora, qui attacco, qui attacco, qui avanzo. Qui non posso fare niente perché non c'è nessuno. Vediamo un po'. Allora, qui va bene. Qui va male. Qui va male. Qui va bene. Scusatemi. Ragazzi, scusatemi. Siete voi però, eh. Basta con questi commenti, ragazzi. Meno male ci stanno i francesi e gli svizzeri che mi aiutano. Altrimenti sarei già caduto. Allora, qui riconquisto qualcosa. Qui riavanzo. Qui faccio qualcosa, cerco di fare qualcosa. Arriva qualche francese. Buono. Arriva qualche francese. Ma quante cacchio. No. Sto perdendo sempre di più. Sempre più truppe. Sempre più popolazione. Il nord è il problema. Non riesco a scacciarli dalla Sicilia. Se solo riuscissi a scacciarli al sud, potrei occuparmi direttamente solo del nord. Invece devo guardare di qua e di là. Il mio paese praticamente è mutilato. Non ce la facciamo più. Però forse che se non ce la facciamo noi, non ce la fanno nemmeno loro. E piano piano le loro difese crollano. Ecco, piano piano. Perché comunque i siciliani e i calabresi. No, scusatemi. Quelli in Sicilia e quelli in Calabria non riescono ad avere nuove truppe. Cioè, si devono arrangiare con quelli che hanno avuto. Qua ne faccio un bel po' e qua riavanzo. Qui me ne riparo di qua. Qui cerco di aiutare i francesi. Oddio. Stanno aumentando gli inglesi da un po' tutte le parti. E qui tante province da rifare. E pochissimi soldi. Tassazione. È la cosa migliore. Bene. Beh, no. Bene. Bene. Male. Male. Malissimo, male, male. Pari, però. Qui ne faccio un bel po' di soldati. Allora, il nord nordissimo, da me almeno, la Svizzera se la lega va da sola. Li ho scacciati, almeno. Credo. Ma ecco, attacchiamo. No, perché devi attaccare Monaco, stupido? Vabbè. Allora, qui abbiamo riconquistato. Qui andiamo di qua. Qui andiamo di qua. Tanto sbarcano sempre più francesi. Ebbene. Va molto bene. Allora, vediamo un po'. No, i ribelli ci mancavano. Oh, ci mancavano i ribelli. Scendono pure la Svizzera, questo è il problema. Questo è un grande problema. Allora. Che possiamo fare? Vorrei dividere questo video in due parti. Però no, 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 poi vi metto troppa ansia. Facciamo che tipo uno speciale che dura un fottio. Vabbè, quelli là. Qua però è inutile fare qualcosa. Qua è proprio inutile. Qua posso fare pochissime truppe. Però ne stanno arrivando tanti francesi. Questo
Questo pure è una buona cosa. Tanto di qua proprio stupidi voi, tornate al fronte, a Torino, l'ex capitale. Qua ne facciamo un po' di soldati, qua quello che possiamo. Qua attacchiamo, qua attacchiamo. Qua siamo rovinati. Vediamo un po'. Qua abbiamo fatto bene. Bene, bene. Gne. Bene, bene, bene. Male, 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 male. Male, male. Diciamo che siamo pari, va. Allora, ma mentre noi possiamo fare truppe all'infinito di qua e di là, comunque loro non possono. Ecco, allora a Ferrara ne faccio un po'. Ecco, ne faccio un po' qui a, nel Monferrato. Allora, qui voi andate di qua. Qui poi nel Veneto ne creerò qualcun altro. Allora, in Sicilia come va la cosa? Vedo meglio, vedo molto meglio. I francesi arrivano a Reggio Calabria. Mentre intanto la penisola del nord, la pianura padana, comincia a essere sempre più liberata. Anche se gli inglesi cominciano a salire. Ho dovuto farlo. Ora è vero, stanno continuando ad attaccare, però posso concentrare tutte le mie forze al nord. Ecco, attacco qua a Cremona. Qua vado avanti. Qua 5.000. Bene. Cacchio, dovevo fare il Veneto. Vabbè. Ok. Bene, bene, bene. Bene, bene. Benissimo. Male, 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 male. 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 Male, male. Raga, vabbè, però... Ma da dove si rigenerano questi? La Svizzera si è arresa. No. E mo come facciamo? Mo può creare pure lei i soldati. No. La disperazione. No, sono arrivato a Trieste. Sydney, signor Sonnino. Ok. Ok, ok, ok. Ok, non dobbiamo farci prendere dal panico. Continuiamo ad attaccare e tutto andrà bene. Ecco, anche qui, no? Ne ho 3.000. Ecco, bene, 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 bene. Benissimo. Bene, 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 bene. Male, male, niente. Ah, meglio dell'ultima. Si vede che la situazione è a nostro favore. Qui andiamo di qua, qui andiamo di qua e di qua. Finiamo qui. E ora tutti al nord, vai. Ragazzi, questa è la serie più difficile ed epica che io abbia mai fatto. Supportate il mio canale come quelli tipo tutti quelli dei youtuber famosi. Ragazzi, spolliciate, supportate il mio canale. Quindi, sì, fanno così gli youtuber. Sì. Allora, vai. Bene, ribelli andati. Bene. Ragazzi, stiamo riprendendo, siamo in carreggiata, dai. È questione di tempo. Come la seconda guerra mondiale, ma al contrario. Sono gli italiani adesso che fanno bene mentre gli inglesi crollano. O meglio, i sardi. Tra poco, italiani, tra poco. Manca pochissimo. Vai, verso Zurigo. Presa Zurigo, non ci fermerà più nessuno. Ok, ok. Verso nord, verso nord. Sud intanto continuiamo ad attaccare. Qui in Sicilia vai, ancora più persone. Non ci facciamo abbattere, ok. Ok, ok, ok. No, niente, pensavo che di aver recuperato. No, altri ribelli. Altri ribelli, no.
No. Chiamo alle armi tutti. Boh. Ok, allora, qui attacchiamo. Poi continuiamo ad attaccare. Attacchiamo, 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 attacchiamo. Ok, qui altre persone per attaccare. Se non sono andati dalla Calabria, bene, sbarchiamo in Sicilia, al mal contrario. Stanno vincendo. Non so se ce la posso fare. Cacchio. Diamine. Ecco, la Svizzera, quello rimane così, la Svizzera. Non è servita a niente, stupida. Mamma mia. Qui attacchiamo ancora Padova, Vigonza. No, qua non serve fare le truppe perché sono uno spreco. Allora andiamo a sud a fare le truppe. Come a Palermo. Che qui servono e come. Sbarcano altre truppe. Bene. Ci stiamo riprendendo. Speriamo che cominciamo noi. Bene. Cominciamo noi. Oddio. Non stiamo messi proprio benissimo. Ha fatto forza. Qua andiamo avanti. E i ribelli praticamente sono sconfitti ormai. Non siamo in guerra con la Danimarca. No, scusa, con l'Unione del Nord, vero? No, no. È qui per gli austriaci. Vabbè. Qui dividiamoci. Mamma mia, ragazzi, quante cacchio di ore di gioco. Sono stanco. Ok, ragazzi, stiamo vincendo. Manca poco che liberiamo la Svizzera, vai. Manca pochissimo. Oh, davvero credevo nella morte praticamente qui. Credevo nella caduta dello Stato, perché caduta no, però indebolimento grosso. Credevo di cedere enormi territori, perché stavo andando davvero male. Quelli li possiamo ancora fermare. E vabbè, basta però. Basta con questi cacchio di ribelli. Che cosa vi ho fatto? Chi siete? Allora, questi vabbè li posso gestire e vabbè. Questi li posso pure gestire. Cioè, la seconda invasione della Svizzera in meno di un'ora. Ma è possibile? Boh. Sto impazzendo comunque. Dai, 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 dai. Finiamo questa cosa. Finiamo il genocidio. Questi ribelli sono molto attivi e non mi piacciono. No, raga, no, vabbè, però. Ragazzi. Stiamo perdendo. E arrivano sempre più persone inglesi. Cioè, finché erano quelli, e vabbè. Ma guardate qui. Guardate qui. Mille. 1000, 6000. Cioè, ma non è possibile. Ma hanno chiesto tipo l'accesso all'impero ottomano. No, vabbè. Stiamo messi male. Che è questo? Regni Uniti. In plurale. Qua è preso. Allora. Difendiamoci tutti qua, che abbiamo capito che attaccano da qua. Da quando lì sono 8000, scusami. Scusa, ma aumentano. No, non dico i ribelli, vabbè.
Ma aumentano. No, vabbè, non ho capito. Ma in che senso? Stanno aumentando di proposito. Come fanno ad aumentare qui? Arriva l'impero ottomano. Dall'impero ottomano. Spagna. Spagna che tu mi vuoi tanto bene. Con chi ho una buona relazione? Uno vicino. L'Holstein? Allora. Ti do 9 dell'oro, 2. E formiamo una coalizione contro la Britannia. Speriamo bene, oh. Ogni aiuto, pure debole, è buono. No, niente, ce l'ho negato. Oddio, non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Un po' di comprensione per Imper Italica, che sta morendo nel profondo. Sta morendo dentro. Yeah. Ok, qua sono sempre di più, 4.700, 8.000, 1.000, ma dove li trovano questi? Tutti sti soldi? 7.000, 4.000, 8.000, cioè tutti insieme saranno all'incirca 20.000 da affrontare, e io non ce la faccio a affrontarne 20.000. No, 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 no. Ottantaquattromila. No, vabbè. 84.000. Posso fare le negoziazioni di pace? Prendo questo, 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 le cose mie. E mi riprendo questi. Ok, vorrei riprendermi questo. Ora la Mazio, la Sicilia. Ma tipo sto attaccando. Eh no, se sto attaccando è inutile. Ragazzi, questa mi sa che è la fine della serie, ma non nel modo in cui volevamo. Ecco, ora faccio qualche truppa in più. Ma sicuramente con 84.000 truppe e tutti questi ribelli non ce la farò a combattere e vincere. Provo a fare ultime offensive. Ma dubito che andrà. Dubito davvero che andrà bene. Dato che qui sembra che stanno per arrivare 84.000 uomini. E io non posso fare niente. Lentamente sto cadendo sempre di più. In un baratro senza fine. Eccoli, arrivano. Stanno arrivando. Cerco di muovere anch'io qualcosa. Di provare a fare qualcosa. Di tentare. Ma ho capito che è tutto inutile. 84.000 uomini. Ma che scherziamo. Scherziamo davvero. Ma non è possibile. Ma non posso sfidarli 84.000 uomini. Specie adesso.
Sono fermati. Allora, Spagna, tu sei forte. Provarci? Abbiamo ripreso la Dalmazia. E io che pensavo che andavano tutti di là. Però forse la Baviera potrà aiutarmi. Penso. Allora, li posso bloccare qui come prima. Anche se l'hanno un porto. Split. Allora, la questione Sicilia, dopo questa distrazione in Dalmazia, tra poco dovrebbe finire. Allora, preso, preso, preso. Che stanno salendo. Sbrighiamoci qua con la Sicilia, vai. Ecco, qua Fiume li sto bloccando. Ovviamente non sono riuscito a bloccarli, e vabbè. Però, raga, è una live fatta a video. No, ragazzi, non lo so. Potrei farcela. Potrei. Tu cosa vuoi? Cosa vuoi? Non lo so che cosa vuoi. Allora, provo a bloccare la alla favolosa Trieste. Ma non c'è tanto che posso fare. Vedo che non sta arrivando per fortuna nessuna nave inglese. Questo è buono. Ecco, fronte siciliano per fortuna è finito. Ma si sta per aprire un fronte peggio, peggiore, molto peggiore. Parenzo, faccio qualcosa, però. Allora. Sì, accesso, accesso, vai, vai, vai. Proviamo a resistere, proviamo. No, 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 tutti e due, assolutamente. Sembra che li stiamo indebolendo, ma io ho paura che devono ancora sfoggiare la loro arma segreta. Gli do 8 euro all'impero ottomano. Neanche l'ha accettato. Ecco, gli ho 15.000 soldi. Per farlo un attimo calmare, perché ho già capito che forse vorrebbe entrare in guerra. Non devo superare i territori che oggi non fanno parte dell'Italia. Prima il grande confine doveva essere Fiume. Sì, Fiume. Ciao. Fiume. Ma che fiume, oh.
Però li stiamo indebolendo. Cacchio. Stanno andando di qua. No. Allora, qui siamo messi abbastanza bene. Manca soltanto l'Istria. Manca solo l'Istria. Allora, questa, vabbè, penso che che sarà ridata. Che situazione, un'ora di video. Allora, metto un attimo in pausa perché penso che dopo un'ora non può registrare, quindi cerco di mettervi in pausa le cose più noiose. Ragazzi, stiamo per finire. Cioè, io non credevo che ce l'avremmo fatta, che avremmo bloccato l'Inghilterra, ma ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Il tempo sta per scadere, però eccoci. Fatto. Allora, chiediamo subito la pace. Subito. Quella mi verranno restituite. Solo Malta voglio. Sì, pure loro. Ok. Sì. Dai, ragazzi, abbiamo finito la serie. Let's go. Formiamo degli Itali. No, non abbiamo abbastanza soldi. Ah, è vero, manca questo. Sì. Verremmo, mi sa che ce le ridanno poi, vero? Ce le ridanno, no? Ce le ridanno? Ce le ridanno? Uè. Ah, ok. Bene. Finalmente ci è voluto un po'. E vabbè, però, su. Dai, basta. Ok. Sta zitto. Ci è voluto un po', ma finalmente formiamo l'Italia. Sì, cosa? No. Sì, vabbè. Ciao. No. Però aspetta. Cambia tipo di governo. Sì, ovviamente. Voglio la monarchia. Autocrazia? Vada per l'autocrazia. Via il fascismo. Ragazzi, siamo riusciti a riunificare tutti i territori italiani sotto un'unica grande e potente bandiera, diventando una grande potenza, la nona potenza mondiale. E niente, iscrivetevi al canale, io vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivare la campanella. E niente, noi ci vediamo con una prossima serie e al prossimo video. Ciao legionari!